vuoto alle nostre spalle, un dono, grazie dell'Osservatore Romano. È Papa Francesco che segna con la croce sul capo di Don Ernest Simoni, accanto a lui il collega vaticanista di Avvenire Mimmo Molo, che sono qui. Buongiorno, grazie Don Ernest. Buongiorno. Don Ernest, le ha fatto piacere ieri rincontrare Papa Francesco? Molto piacere. Che cosa gli ha detto? Mi ha guardato, è stupito, poi si è ricordato che sono io, prima 2 anni che siamo abbracciati. Si è ricordato di quell'abbraccio? Questo è l'abbraccio che vorremmo riproporvi, 21 settembre 2014, guardiamolo. Da quell'abbraccio si capisce tutto quello che ha significato per un prete in Albania restare tale, restare fedele a Dio nonostante 28 anni di condanne a morte, di lavori forzati, di persecuzioni, fino a quando finalmente qualcuno ha liberato la fede in quel paese. Da quell'abbraccio nasce un'avventura umana straordinaria e professionale unica di Mimmo Molo, il nostro collega vaticanista di Avvenire, che decidi di capire che cosa c'è dietro quell'incrocio di sguardi, Mimmo. Tu da quella immagine sei partito per un viaggio straordinario. Sì, io devo dire per onestà intellettuale che sapevi benissimo chi fosse. Che questo libro mi è stato commissionato, l'idea non è stata mia, è stata dell'editore, le Edizioni Paoline. Ed è stato per me un regalo, un dono preziosissimo, perché io ero a Tirana quel giorno, eravamo ormai quasi in partenza perché per i voli papali sapete che c'è tutta un'organizzazione particolare, e nella sala stampa a un certo punto si è levato quasi un grido: il Papa sta piangendo. E naturalmente ci siamo fermati tutti davanti ai monitor per guardare questa scena che ci arrivava in diretta dalla cattedrale di Tirana, dove c'è stato questo abbraccio e queste lacrime del Papa. Papa Francesco è un uomo forte, è un uomo di grande carattere, come sappiamo tutti. Era la prima volta che lo vedevamo commosso in pubblico fino alle lacrime. E quindi questa è diventata la notizia del viaggio. Ecco, da quella notizia brave le Edizioni Paoline a trarre l'idea di questo libro, e io mi sono fatto strumento di questa storia che ha dell'incredibile. Allora Mimmo, io so che Don Ernest, nonostante gli anni, ama guardare avanti, non ama raccogliere troppa attenzione su di te, su di sé. Io le ho promesso, Don Ernest, io non le chiederò che cosa ha subito nella sua vita, ma le chiederò dopo che abbiamo capito che cosa è successo nella sua vita, come ha fatto a resistere. Allora, se mi permette, io chiedo a Mimmo, Mimmo, se ti dovessi chiedere in 2 minuti di raccontare 28 anni di inferno, io non ho un'altra spiegazione dal punto di vista umano, 28 anni in cui l'unica cosa che si può dire è come si fa a sopravvivere. Tu che cosa mi racconti? Io te lo racconto e lo voglio raccontare ai telespettatori con un episodio, che lì c'è tutto Don Ernest e la sua vita. A un certo punto, dopo averlo torturato, dopo averlo messo in galera, dopo averlo fatto lavorare nelle miniere, pensate, 60 gradi di escursione termica tutti i giorni, da
i meno 30 dell'inverno albanese ai più 30 di 500 metri di profondità. Solamente questo può dare l'idea di che cosa sia lavorare in miniera in quelle condizioni. Ecco, dopo tutte queste angherie che non lo hanno assolutamente provato, non lo hanno piegato, a un certo punto decidono di cambiare strategia. E allora vanno da lui e lo blandiscono e gli dicono: ma tu sei un bell'uomo, sei istruito, hai studiato, conosci quattro lingue, ma noi ti facciamo diventare un grande professore universitario, ti facciamo sposare la più bella donna di Albania, basta che rinneghi il tuo essere sacerdote, rinneghi la tua fede. E lui a un certo punto li guarda negli occhi e con quel candore di bambino che ha conservato anche adesso, che ha quasi 90 anni, risponde: ma io sono già sposato, ho già la mia sposa, e la mia sposa è la più bella del mondo, è la Chiesa. Ecco, qui c'è tutto Don Ernest Simoni. Lui è... lui è un innamorato di Cristo e quindi della Chiesa. Ecco. E quello, secondo me, gli ha permesso di superare tutto quello che ha provato nella sua vita. Tutto quello che ha provato nella sua vita significano i lavori forzati, ma quelli che proprio siamo abituati a immaginare nei film, quelli dove non ti puoi distrarre un secondo, dove ogni momento di cedimento viene pagato con percosse, dove ci sono le torture psicologiche, dove si infila un in cella un parente perché ti possa estorcere delle parole contro un dittatore che non ti vuole bene. Significano che se ti danno la libertà e ti dicono adesso puoi fare quello che vuoi, ti mettono a lavorare nelle fogne. Questo lo dico perché dobbiamo entrare in questi anche odori per capire che cosa è successo ed è passato nella vita di Don Ernest. Don Ernest, posso chiederle una cosa? Ma lei come ce l'ha fatta? Come si è resistito a tutto questo? Un po' in latino. Chi vuole venire con me, abne che si mette ipsum, tolat crucifixum se qua per me. Chi vuole venire con me, lasci tutto e mi segua, credo? Sì. Allora, quello che vogliono seguire Gesù, devono portare la croce di Gesù, negazione dei piaceri del secolo passeggeri. Ma Dio c'era? Dov'era Dio quando la torturavano, quando la bastonavano sui talloni, quando le facevano le docce di acqua fredda in modo che lei si svegliasse, quando le stringevano il ferro dei polsi così forte che sanguinavano i suoi polsi? Dov'era Dio? Dov'era Dio quando l'hanno crocifisso Gesù, se così possiamo parlare? Dio è onnipotente, ma vempato il regno di Celorum, con le massime difficoltà si acquista il regno dei cieli. Tutti gli uomini sono al destino del paradiso. E Dio ci ha creato per il paradiso, non per i cimiteri. Anche quelli che l'hanno colpita sono destinati al paradiso, anche quelli che li hanno voluto male. Gesù per tutti ha sparso il suo sangue. E noi, come indegni apostoli di Gesù, dobbiamo pregare che tutti i peccatori si salvino, amino Gesù, si convertano pure oggi, che il mondo è intero. Lei non li ha mai odiati, neanche quando li hanno fatto così male? No. Ma in tutte le situazioni è Gesù. È lo Spirito Santo, perché il mondo non comprende che cosa vuol dire amare Gesù. Non è una parola fantastica, allegoria, una realtà totale, spirituale, che ama Gesù, gode tutti i beni dello Spirito, quella pace interna che il mondo non può darlo, quell'amore ardente, fuoco amore, vulcano amore che Gesù sparge nei cuori degli uomini. Vivo io, qui non nego. Come dice San Paolo, vivo io, ma non io, è Gesù che vive in me. Mimo, tu racconti in questo libro, di cui vediamo tra l'altro la copertina, che prende proprio le mosse da quell'incontro, da quel 21 settembre 2014, loro la racconti molto bene, che a Don Ernest non interessa
fare l'elenco della spesa di quello che ha passato. Non interessa neanche riaccendere i riflettori su qualcosa che è di tremendo. Molti, sia Giovanni Paolo II che Papa Francesco, hanno detto che quello che è successo in Albania probabilmente il mondo non l'aveva neanche visto. Io questo lo voglio dire perché soltanto così capiamo anche che cosa ha significato nel 1990, quando abbiamo cominciato ad avere tutti gli albanesi che venivano in Italia. Noi non possiamo neanche immaginare cosa questo popolo abbia vissuto per 40 anni. Sì, e devo dire che ho compreso l'importanza di aver raccontato questa storia a posteriori. La settimana scorsa abbiamo presentato il libro a Firenze e lì c'era Romanello Cantini, che ha tenuto una bellissima relazione. Romanello Cantini è un grande storico e lui ha detto una cosa molto interessante. Ha detto che forse noi dovremmo chiedere scusa al popolo albanese perché non ci siamo resi conto di quello che stava avvenendo in Albania. Siccome l'Albania era fuori dal patto di Varsavia, abbiamo pensato che il comunismo albanese non fosse pericoloso, non fosse un comunismo di serie B. Invece è stato forse il regime più efferato che l'Europa, sicuramente, vorrei dire forse anche il mondo, penso a Pol Pot, ma è una bella lotta, che il mondo abbia conosciuto. Ecco, questo aver sottovalutato la situazione in Albania ha contribuito al fatto che il regime albanese si sia sempre di più isolato e sia diventato abbia trasformato praticamente il paese in un grande lager. Che cos'è la Chiesa albanese, anche grazie a figure come quella di Don Ernst? La Chiesa albanese è una straordinaria dimostrazione di come la persecuzione non possa nulla contro chi veramente crede in Cristo. È una testimonianza di fedeltà estrema che oggi non dobbiamo assolutamente dimenticare. Non la possiamo dimenticare, anche perché la persecuzione purtroppo è ancora cronaca dei nostri giorni, non è storia. Sono cambiati i persecutori, è cambiata l'ideologia che persegue i cristiani, ma i cristiani, come dice Papa Francesco tutti i giorni e come le immagini che ci arrivano da tutto il mondo e soprattutto dal Medio Oriente testimoniano, la persecuzione è purtroppo una realtà ancora di oggi. Ci sono più martiri in questo tempo che nei primi tre secoli dell'era cristiana. Don Ernst, le posso chiedere una cosa? Sì. Oggi il mondo ha paura che non possiamo stare in una piazza perché arrivano le bombe, ha paura che il male abbia l'ultima parola. Lei come ha fatto a vincere la paura e che cosa potrebbe dire a quelli come noi che non hanno, grazie a Dio, sofferto come ha fatto lei? Posso dire solo questo. Gesù ci ha detto: sarò con voi fino ai consumazione dei secoli. Questa è stata tutta la speranza. Gesù dice che dove sono due persone pregando, in mezzo a loro sono io. In ogni famiglia nel mondo, parlo prima per i cattolici e Gesù, se accettano Gesù, il suo amore, tutto il bene dell'anima, della famiglia, dello Stato, dei regimi, perché sine me nil potes facere. Cioè, ha detto al mondo, ai scienziati di grandi scienziati, che sono oggi per domani tutti i grandi del mondo. E Gesù, il principe eterno. Senza di me non potete fare niente. Fare bene, eh? Così gli dicevo in America quando mi hanno... è così. Perché Gesù è l'amore infinito, creatore del cielo e della terra, come sanno tutti, e che ha risuscitato, è risuscitato e è risorto. Il mondo, tutti gli uomini aspettano dopo la morte. Voi penso che avete contratto, ossia udito per Gloria Polo, una studentessa, dottoressa da Bolivia, che Gesù ha risuscitato prima 20 anni, 94, in Bologna, col suo cugino, 20 anni, folgorato,
bruciato tutto il corpo. Allora sono entrato in un tunnel, un bellissimo tunnel. Ho sentito Gesù che mi ha detto: che cosa mi hai portato, Gloria? È venuto a Prato, eh? Sono testimonianze di persone che non conoscono l'io. Io, se potessi raccontare questo libro, direi che in questo libro Don Ernest non usa mai l'io, c'è soltanto Dio e Gesù. E forse anche chi è più scettico deve ammettere che forse soltanto così si esce fuori da un inferno incredibile. Grazie di cuore a Mimmo Nuovo, grazie di cuore a Don Ernest Simoni. Antonella, a te.